in questa fantastica giornata di pioggia. Pioggerellina. Ho messo, basta, questo qui, il portascarpe, cioè tu guarda quante scarpe, no? Che cazzo. Troverò un'altra sistemazione, ma quello lì lo elimino, è orribile, dai. O prima o dopo. Disparo. Niente, ho deciso che faccio il controllo dell'olio e quello del radiatore. È una giornata così. Ah. Hai capito? Siamo qua. Vado. Ecco, uno per esempio si può mettere qui. Capito? Magari anche questo. Questo dovrei trovare qualche cos'altro, perché va ma non va, capito? Alla fine c'è sempre della roba, guarda, cioè, ma dai, ne ho messo un altro anche di qua. Dove? Ah, qua, dai, tac, hai capito? Dipende da come piove l'acqua, vedi? Asciutto. Adesso c'è pioggerella, quindi non entra. Niente, devo spostare tutto questo, metterlo qua, capisci? Capisci come funziona per aprire questo? Devi cercare di mantenerlo il più pratico possibile. Così che questa crista la metti qua, hai capito? Qua hai la rete, no? Che te la tiene bloccata e sei già ready to go. You know what I mean? Cioè, nel senso che deve essere pratico, no? Perché qua devi ricordare che c'hai il fucking motore e la nuda strada. Ah! Un'altra cosa importante, ricordarsi queste criste da mettere qua dietro il sedile, perché sennò dopo, quando lo tiri giù, questi qua rimangono incastrati sulla copertura, sulla conchiglia. Ed è set. E adesso controlliamo, però sono qua al chiuso. No, nel senso che se non mi voglio bagnare, posso controllare da dentro. Vediamo subito qua. That's ok. Ma dai. Cioè, ma questa è una guazza, non è mica... Adesso devo controllare l'olio. Ma devo aprire la porta, non ce la faccio più. Che... No? No, so... Ah, la carta, devo prendere della carta. Shit. Se no, con cosa lo controllo? Fuck. Signorini, dove sei? Eccolo qui! Eccolo lì, guardalo, che carino!
Io direi così, occhio e croce che olio è pulito, non è nero, no? Io direi che è ottimo, però io lo faccio cambiare lo stesso. Dai, right, ok. Adesso ecco, dai, guarda. Io direi perfetto, però lo voglio cambiare un'altra volta. Ok. Per il resto mi sembra che tutto è perfettamente regolare, no? 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 Mi sembra che tutto, come dire, ok, no? No? La cinghia mi sembra ok, no? Mi sembra tutto, non ci sono perdite, tutto procede bene, no? Così a occhio e croce. Mi sembra che tutto vada acqua, perfetto. Dovrei controllare qui il serbatoio, qua così, non c'ho voglia. Il serbatoietto, quello di riserva, no? Si farà adesso che la porto. Però ecco, problema con le ridotte, che non si incontra la Poi non 4x4. so, magari sai che bisogna cambiare anche questo olio qua, no? Lo dei freni, però ce n'è, cioè io vedo che ce n'è, se mi scende sotto un livello vuol dire che, però magari glielo faccio controllare, cazzo di... Ok, no, perché è un po' arrugginita. Dovrei mettere un po' di WD-40, capito? Guarda, vedi com'è? Se gli metto un po' di WD-40 entra meglio, che però adesso non ce l'ho qua, ma ce l'ho, vedi? È tutto ossidato, no? Allora rimane un po' dura. Niente, mi sembra a posto. Ho la chiusura, no? La chiusura è facile. Questo da fuori dalla macchina. Capito? Capito? Hai capito? E dopo, tac, li tiri fuori. Ma che cazzo gli è successa? Fa molto watts, hai capito? E comunque non vanno niente male quando guidi. Così qua si scaldano, hai capito? Questa è una giacca a vento che ho trovato di dietro. Io sempre tutto così organizzato, poi mi perdo la roba, non so più dov'è. Questa la metto qua per adesso, ma tutto è sempre molto
Hai capito? Questa qua non la uso mai. No? Adesso tiene con il freddo così, tiene, ma quando è caldo le cose si staccano. Infatti anche questo qua, l'altro portatelefono l'ho staccato. Comunque questo qua è molto pratico, ma anche questo però era molto pratico. E qui come siamo messi? Che adesso questo lo chiudiamo, tac, grazie al meccanico che me l'ha sistemato, se no questo era totalmente sfasciato. Questo lo buttiamo di là. Poi lo butteremo dall'altra, quando poi apro di là, svuoto tutta la carta che ho buttato di lì. Hai capito come funziona? Ma siamo fatti così. Il rosmarino che profuma un pochettino, no? L'ambiance ed that's it. Controllo l'abbiamo fatto. Buongiorno. Qui chiudiamo, qui vedi un pochino, qua, non di qua, non di qua, non di qua, qua l'abbiamo già visto, qua l'abbiamo già visto, ma di qua, questa parte qua, capito? Cosa vuol dire? Che qua, io ve lo dico, questa sarebbe innanzitutto da togliere tutto. No? Sverniciarla, dargli il protettivo necessario che possa nutrire questo fondo di latta e da lì mettergli quello insabbiato bordeaux, colore bordeaux, bordeaux satinato, no? Non lucido ma satinato, bordeaux, tutta di bordeaux, hai capito? Dai, una madonna boia, guarda, vabbè, abbiamo già segnato, guarda lì il buchino. Capito? È proprio tutta da sverniciare e poi rivestire di nuovo. Li vedi tutte le macchioline come sono? Vedi? Sono proprio leggere, ma ci sono. Questi angoli sono quelli che soffrono di più. Ok. No, se la fai la devi fare tutta. Guarda come l'acqua gli scivola sopra. Campo minato. Qui mi sembra che sia morto qualcuno, però invece no. Sono venuti a trovarci i caprioli. Non le ho contate, ma occhio e croce saranno 20, 32, forse 37. Ma vorrei dire anche una quarantina, eh. Vabbè, comunque, no, queste sono le piante nuove che devono venire fuori. Mamma mia che sei brutto. Ush. Questo qua me lo porto da Tenerife. Del 2003. Pensa. Hai capito? Ogni tanto qualche acciacco, una botta di qui, una botta di là. C'ha il suo tempo. Eppure dal 2003 facciamo 2004, dai. Ora il problema sarà come organizzare tutte queste. Un altro portascarpe ce l'ho, solo che lo devo andare a prendere. Scuola di windsurf. E qui il Ciringhito, in Polonia. Senti che silenzio. Questo è il Ciringhito, vedi adesso è tutto chiuso, ho staccato tutto. Però guarda. D'estate qua. Oh. Simpatico, no? Guarda, portascarpe. Singoli pezzi, no? Che si possono incastrare l'uno con l'altro, volendo
li attacchi alla parete, io non li ho mai attaccati, però dico sono ottimi, anche perché, quanto è? 20 centimetri? Entrano proprio negli angoli di casa, sono perfetti. Ploc, chiudi. Guarda, qua puoi fare anche le tue instaure, no? Di scarpe. Ma se si è in tre persone in casa, uno a testa non basta, ma non basta, ce ne vogliono almeno otto, non a testa, ma capito? È così che funziona. Mi vengono in mente le feste nell'estate, la gente qua che balla, beve l'impossibile al mattino. No, no, al mattino c'è proprio. Fuori è una devastazione, ma dentro è l'inferno. Cioè, qua, insomma, no, si fanno le loro, come si chiamano, gli incontri di lavoro. Vado. È matematicamente impossibile che tutte quelle scarpe vadano a finire. Ragazze, preparatevi, stanno per arrivare gli inquilini. Parte andrà qua. Vedi? Trovano lo spazio subito, belle loro, le scatolette, eh? Belle stelle. No, alcune scarpe andranno lì, le altre rimangono nella scatola, lì nella loro casetta. Ma che devi I fare? cambiamenti che ho No? fatto nella Watts dietro, no? Per mettere, per fare una cassetta, per mettere, no? Insomma, con tutti gli avanzi ho fatto il portachiavi.